Life Art Gallery di Battipaglia per la serata conclusiva del progetto Artisti Mag, un ospite d'eccezione, il maestro Paolo De Quarto. La sua arte ci parla di una mescolanza tra passato e presente, come raccontarla in parole semplici ai nostri spettatori? Sì, quello che è il mio lavoro non è altro che un rimando a quello che è l'immediato dopoguerra. E la mia interpretazione è per riportare allo spettatore quella che era la bellezza, la lentezza e il gusto delle pubblicità, perché la pubblicità è lo specchio della società. Quindi per cui il mio intento è semplicemente lavorare nel sottobosco della memoria, quindi riportando quelle che erano le immagini pubblicitarie degli anni 60, ma anche degli anni 50, che venivano riportati direttamente sull'intonaco degli edifici. Catturare delle immagini prima che il tempo ce ne privi. Sì, ma ormai non ci sono più quel tipo di immagini. Adesso forse ultimamente si sta cercando di ritornare un po' al vintage, a quello che era il gusto del vissuto. Ma la tendenza di oggi è velocizzare sempre di più e quindi lasciarsi alle spalle quello che potrebbe essere uno studio sulla bellezza intesa proprio come bellezza. Esposizioni dedicate a tanti artisti differenti presso la Life Art Gallery di Battipaglia in occasione dell'evento MAG. E noi siamo in compagnia dell'artista Vittorio Magrì, che ha realizzato questa installazione che è davvero impattante. Raccontiamola ai nostri spettatori. Grazie. Se il titolo è Il bambino interiore, parla un po' di quella parte dentro di noi, appunto bambina, che dovremmo conservare anche da adulti, perché e quando diventiamo adulti ci insegnano sempre a fare sacrifici, a non dedicarci mai agli hobby, alle passioni, a pensare solo al lavoro. E questo uomo d'affari ha trascurato troppo questo bambino, pensa sempre al tempo, al denaro, come vediamo da quello che è intorno. Però questo bambino è uscito fuori dal petto per fargli un dispetto, perché così capita nella vita quotidiana. Magari noi quando trascuriamo la famiglia, figlio, le nostre passioni, il nostro bambino interiore ci fa addirittura ammalare per magari rimanere a letto qualche giorno a giocare un po' con la PlayStation, a guardare la TV, perché dobbiamo coltivare entrambe le parti di noi, quella adulta e quella un po' bambina, come il fanciullino del Pascolo. È un'immagine davvero forte e poi è piena di dettagli, sembra quasi tormentata. Sì, è un'immagine tormentata perché questo bambino quando viene trascurato esce fuori con violenza e con potenza. La cura dei dettagli viene un po' dagli effetti speciali, perché io insieme a mio fratello Gabriele ci occupiamo di effetti speciali da 20 anni. Abbiamo lavorato nel laboratorio di Sergio Stivaletti e Machinarium a Roma per Ben-Hur, per esempio, con Morgan Freeman, oppure vari film di Dario Argento, Pinocchio di Roberto Benigni, poi Scherzi a parte, Striscia la notizia, quindi veniamo dal mondo degli effetti speciali. Realizziamo quindi opere in silicone, creature meccaniche, utilizziamo gli occhi finti, parrucche, eccetera, eccetera, proprio per dare realismo alle opere. Presso la Life Art Gallery di Battipaglia, in occasione dell'evento MAG dedicato all'esposizione di tanti artisti differenti, stiamo vedendo l'installazione dell'artista Gabriele Magrì, che raffigura un lavoratore dall'aria quasi affranta, soprattutto stanca. Raccontiamo l'opera ai nostri spettatori. Sì, l'opera si chiama Vito Bella Vita. In realtà la bella vita non l'ha fatta mai, perché questo operaio ha pensato sempre a lavorare ininterrottamente dalla mattina alla sera, al punto di fondersi e diventare un tutt'uno col suo mestiere.
quindi le gambe si sono fuse con l'asfalto e il cemento, eppure le mani si fondono col martello pneumatico. Per dire che è giusto lavorare nella vita, però non dobbiamo esagerare, se no rischiamo di trascurare tutti gli altri settori, la famiglia, i figli, anche i nostri hobby, i nostri passatempi. È giusto dedicare il giusto tempo per tutti i settori della nostra vita, non solo il lavoro. Lei tra l'altro è riuscita a catturare un'espressione davvero profonda, affranta, ma che dice tanto. Sì, ho preso il calco di un amico per fare quest'opera e quindi gli ho detto proprio di mettersi in quella posizione lì perché esprimeva al massimo quello che io sentivo. Tra l'altro è un'opera anche autobiografica, quindi parla un po' di me, ma parla un po' del mondo moderno, occidentale di oggi, dove tutti siamo sempre stressati, impegnati, eccetera, eccetera, quindi non ci dedichiamo i giusti tempi nella nostra vita. Per il Mediolanum Art Gallery, presto la Life Art Gallery di Battipaglia, tante opere di artisti anche giovanissimi in esposizione e stiamo vedendo l'opera di Emanuela Giacco che è qui con noi, raccontiamola ai nostri spettatori. Buonasera, l'opera teoricamente dovrebbe raccontarsi da sola. L'energia è quello che diciamo cerco di trasmettere. In quest'opera c'è un po' la riflessione sull'universo, quindi sulla nostra posizione, sulla posizione dell'individuo e tutto poi si ritrova, ecco, in queste corde che evocano anche un concetto diciamo universale, quindi a partire dal movimento che crea una corda, che è un movimento a spirale che si può ritrovare nel DNA o anche nelle grandi aggregati di costellazioni, diciamo, quindi è l'universale che è nell'individuo e l'individuo che è l'universo, il tutto che è in ognuno di noi e quindi l'energia della luce, l'energia divina che ci appartiene e ci guida. E l'opera di Alessandro Allegra presso la Life Art di Battipaglia ci racconta di un anziano dall'espressione profonda. Sì, molto profonda, perché è così profonda che è entrata, il suo sguardo è entrato negli occhi di altre persone profonde, di sguardi più che occhi. Non ha guardato ma ha osservato dentro l'anima di gente che veramente hanno vissuto la guerra, perché il quadro ritrae Tiziano Terzani. Lui ha parlato della vita, di come vivere la vita, nella gioia, nella più totale serenità, non farsi problemi inutili che veramente non ci sono, perché ci sono problemi più importanti come quella della guerra, come quella di dopo un secondo perdere un figlio per una bomba o non trovare più un figlio che è la cosa peggiore. Quindi lui, essendo inviato di guerra, ha conosciuto queste storie, ha osservato dentro gli occhi altre storie e quindi lui è riuscito a parlare della felicità. Perché gli stessi occhi che sono rappresentati in questo quadro hanno osservato, sono entrati in empatia nella non felicità. Quindi quando uno conosce la non felicità sa cos'è la felicità e sono le cose più semplici di questa vita.